Biondi, Enrico Guarneri, Litterio. Prego. Posso stare bene il sindaco Lopresti. Allora, torniamo al nostro argomento. Questo sarà un po' l'argomento di oggi. Io vorrei risolverlo subito, questo problema, perché non possiamo stare tutta la serata, no? Su questo dubbio suo. E la vedo perplesso, la vedo anche un po' basito. Lei è un po' basito. Chiedo occasione. Che vuol dire? Che vuol dire quello che è? 1,68 m. Cioè. Che c'entra? Bassino un po'. No, no, non ho detto che lei è bassino. Lei è basito, è un po' perplesso, è un po' perplesso. Ah, preoccupato. Preoccupato, sì. Pensieroso. Pensieroso, bravo. Sì, signor Barrasso. Dubbioso. E il problema è questo. Sì. Perché io, che mi succedono delle cose che... Io stavo camminando con la macchina. Ah, quindi mi perdoni se mi intrometto. Cioè, lei ha questo dubbio... che le è nato in seguito ad una situazione che ha vissuto. Ho bravo. Capito, allora, bravo, perfetto, allora me la racconti. Bravo. Io stavo camminando con la macchina, sì, che stavo scendendo dal mio paese, sì, per andare verso un altro paese. Certo. Non sì. facevamo pubblicità. No. Il mio paese è un altro paese. Senza dire dove. Senza dire no. Paese sulla... vicino. Paese vicino delle circostanze. Sì. Delle circostanze, il costanziato della... Del circondario. Sì. Del circondario. Dell'Interland, dell'Interland. Dell'Inter Milan. Sì, esatto. Vabbè, che derby di calcio, Interland, che esatto. Inter Milan. Mentre sto camminando sì. con la macchina, sì. che ero quasi arrivato alle porte, che è parola che si dice, perché non è che poi ci sono le porte, come una casa in un paese, tu pulia e c'è raporo. Certo. Però si dice alle porte del paese. Quindi lei ha detto parola che si dice. Sì. Io direi metafora, questa è metafora. Questa è metafora, perché ero tutto fuori, non metafora. Quando io stavo camminando con la macchina, sì. ho visto una signora... Alle porte, quindi metafora. No, prima di prima arrivare porte, alle porte, sì. una bella signora, ah, una bella signora, bella. Di quelle cose che... la testimonianza della esistenza di Dio, e anche in quelle ne può capire no, questa cosa. No, la no, cosa. No, io sono... Lei... Io sono tagliato Ma lei deve fuori. Insistere, sì, sì. che lei un giorno lo farà. Che cosa? Sesso. Sì, va bene, io ci proverò, insisterò. E quando lo farà lei... Che cosa farò? Ce lo dico io, lei il giorno, la sera, la notte che lo farà, l'indomani verrà di mia e mi dirà, aveva ragione. Cioè? Signor Lepere, aveva ragione, ieri l'ho fatto e mi arriverai. Ho capito, va bene. E allora, vedrà che sarà il giorno dopo sarò... A casa sua. Sarà così. Vabbè. Allora, io sto camminando Quindi con la donna macchina. Bella, bella, e vedo bella, questa bella, bella sì. donna che forse aveva rimasto a piedi, ci cioè si aveva sfasciata la macchina. Io non lo so. Non lo so. Questa qua che mi fa l'autostop. Ah. Scusa, io sto camminando che tu mi fai l'autostop che passo io. Tu mi stai dando un colpo di legno qua. Certo. Signora Rosa. È come se mi stessi stuzzicando. Bravo. Ma una bella donna. Sì. Una minigonna. Com'era? Alla dolce vita. Cioè, che vuol dire? Cioè, io conosco i maglioni alla dolce vita. La minigonna. Scarpe. Chi di scarpe. Ora si portano. Le la scarpe, soletta già è alta. Le scarpe con i tacchi ce le hanno tutti. Ce sì, l'ha Marilisa, no? ce le ha Diletta, molte donne. No, ma io stai parlando di quelle scarpe che ha già la soletta. Ah, con la zeppa. La zeppa, bravo. Che più tacco, davvero, dopo se caschi di scarpe finisce sì, l'ospedale. Cioè, alta, bella, bella, c'è bella. Bella, tutta già la poi immagino. C'era una giornata di caldo. Com'era di sopra? Com'era? Bello, ah. un ballatoio, ah, signora sì. Rosa, una casa di salute, non sì. era da prima. Esposizione tutta a menzione. Ho capito, e com'era questo ballatoio? Com'era? Fiorito, certo. Ma no, fiorellini, no, gelsomine, girasole. Girasole. Bella. Una donna anche simpatica, una sì. bella faccia, no di quelle antipatiche. No. E mi fa con gentilezza il segno. Io chiando una franata. Bravo. Chiando una franata. La bombola mi arruavo d'un gozzo. La? A bombola. Che bombola è, scusi? Ah, e c'hai la stufa. Il riscaldamento, perché ho capito, lei ce l'ha detto l'altra volta, lei ha il riscaldamento con la stufa quella di casa. La stufa catalitica. Sì. Ce l'hai messa di dietro, che dopo metterò una, due o tre. Ora smonto, perché sì, ora viene certo. l'estate. La bombola mi sa da sopra. Ma la bombola... La bombola mi sa sopra portabagagli. Ho capito, come lo abbiamo tutti, la bombola di gas butano. Quello che abbiamo tutti, no? Il gas butano. Che? Che? Che?
Che fa? Benigni fa. Io l'ho preso. Mi si è buttato. Ma lei. Che mi sono buttato? Lei lo sa, lei lo sa che io sono un tipo preciso, non dico mai parolacce, sono buttato, sempre molto. Sono un maleducato. Ma quando mai il gas della sua stufa, sicuramente, non c'è dubbio, è gas butano. E dai, è così. Butano. Che cosa? Che un cosa? Gas. Il gas, sì. Ma è proprio il butano, è il figlio del butano. Ma che c'entra? Senta, guardi che io glielo dico anche da biologo. Vabbè, il gas così si chiama, vabbè, il gas che alimenta le stufe è il gas butano. Comunque, lei ha fatto una frenata, la bombola del gas è arrivata praticamente davanti. La stufa mi cascavo dietro, esatto. Anche se è assicurato che è tenuto dietro. Basta, io mi fermo, giustamente, mi stiro longo longo, e quindi un po' sarà più sportello. Sì. Perché c'hai lo sportello che cinghie. Sì. Come tutti, il piglia già sarà per 20 centimetri. Ah, solo. Ho capito. Ma calai? Sì. Sì, prego, c'è bisogno di un signor Rosa, io saccio parlare. Sì, lei è educato, una persona cioè, io avevo 12 anni che vengo qua, 13 anni, cioè, quando è? Quasi 13 anni. Rega, io in 13 anni ormai parlo italiano, magari cabazzo con lei, ormai mi sono una certa stichetta. No, magari, soprattutto per il fatto che lei bazzica con me, parla un po' di italiano, esatto. Scusi. Un poco, abbastanza. Abbastanza. Sì. Ci se prego, c'è bisogno di un passaggio che sta saccala. Già un terrazzo fiorito. Certo. Si vedeva quando non era come un saccala. Lo so. Questo è un problema di molte donne, così. Non da calare. Non da calare, sì. Giusto. Accalata così. Sì. Che ti fa anche bene alla schiena, perché i posturologi dicono che non bisogna chinarsi così. Lasci stare. I posturologi dicono che quando si deve prendere qualcosa a terra bisognerebbe chinarsi così per favorire l'estensione o il piegamento della colonna vertebrale. Perché se fa lei così, si scunocchia la schiena. E questo lo dicono i posturologi. Io ho capito l'apostolo. No, gli apostoli hanno detto altre cose altre che cose, noi rispettiamo, perché, ovviamente, non c'è. Quelli sono un'altra cosa. Così. Si accala e mi disse, lei è veramente gentile. Disse, ma prego, con questo caldo una signora a piedi sotto il sole non sia mai. No. L'accompagno anche in cima al mondo. Bravo, disponibile. È una frase poetica. La ripeta per gli uomini, la ripeta. Una donna bella come lei, già una donna, no bella, una donna. Una donna, che bravo. Cammina nello stradone, sì. Sotto il sole, sì. No, è giusto, io l'accompagno anche in cima al mondo. Bravo. Grazie, mi fa chissà. Grazie. Grazie. Arrapa tutto sportello. Sì. A Chiana. A chiano primo piede, a chiano secondo piede, se tiro lo sportello, sì. un tacco ci invinci un da secchietta dello sportello. Ci cautata pezzeria. Una coltellata nel cuore. Perché lei era andato per fare un'opera di bene e ha subito un danno. La però... potevo rimproverare? No. Io mi disse, mi scusi, le dispiace, che c'è a dire? Mi sta facendo piacere. Sì. No, ci sono, si preoccupi, che poi accusiamo. Chiudo lo sportello, pa! E a Chiana. Quella minigonna alla dolce vita ha sì? Diventato canottiera, come gli da Chianau. Certo. Signora Rosa, lei non mi può capire. No, però le vedo queste cose. Noi io non le capisco, ma le vedo. Noi però. Siamo uomini del stampo antico. Noi sentiamo il richiamo dell'attrazione della donna femmina. Sì. Perciò, come io ha visto, signora Rosa, guidavo, ma l'occhio mi cascava sempre da. Ogni tanto gli savo l'occhio e vedeva che Ida mi tagliava mentre l'occhio era andato, sì. Ci pareva che ci restavo male. Sì. E chi stava mi tagliava e sorrideva. Mm-hmm. Poi mi accavallava le gambe, tacchete un coppo così, poi tacchete un coppo così, tacchete un coppo così. Io a strada diventavo una vanetta. E certo. Rischiavo di cascare da su tanto burrone. Ero stato a ritirare i 500 euro che è morta mia nonna due mesi fa. Sì. E mi pigliai la mia quota di eredità. E certo, 500 euro. 500 euro. Un'eredità cospicua, insomma. Eh? Vabbè, un'eredità cospicua. Un'eredità di 10.000 euro. Siamo 20 nipoti. E certo, vabbè. Non toccaro 500 euro. Vabbè. Di 500 euro io disse, ora mi abbesso 2 ore fino a dicembre. Sì. Ci accomodo tutto l'anno. Non avevo andato a secchietta, mi sa che... La secchietta. Sì. Come chi da cavallo a cabanna, forse sbagliando, signora Rosa, ho rallentato, a talea in dall'occhio e mi disse, perché mi sta guardando così? Quando una donna ti dice, perché mi sta guardando così? Senta, vuole dirlo alla telecamera in maniera ancora più attenta e precisa, così da casa possono prendere appunti. Qual è quella? Quella là, quella.
No, scusi, no. Così è solo espressione, non sentiamo. Oltre all'espressione, ci metta l'audio. Io faccio con l'occhio, ma che era così un po'. Sì. Perché mi sta guardando così. Come mi fiscia così, signor La Rosa. Come mi ha fatto così. Siamo veramente ormai... Io... alla storia, guarda. Io, signore, signore, mi vergogno, non mi guardo, i soldi sono... ci disse, signora. Signora. Se mi fa vedere dove ci finisce la cosetta, ci do 100 euro. Ecco, subito. Ma viene, che sta dicendo? Viene fuori l'uomo crasso. Crasso. Crasso, sì. Proprio dice, l'uomo... ma che sta dicendo? Lei vorrebbe vedere dove mi finisce la calza qua? Dai, ma vi chiedere? E mi piscava una cosa. E certo, la signora voleva subito i soldi. Signora La Rosa, pigliai 100 euro e ci dai. Bravo, dia la sorte. Potete fare manco 500 metri. Sì. Non c'è più. No. Con una bella scollatura. Sì. Sì, signora. Signora. Con questo caldo, perché non se l'allargano un po' con la scollatura? Invece, ma che sta dicendo? Che sta dicendo? Non sta bene. Sì. Dice, signora, lo faccia, per cortesia. Sì. Cacciudugno, 150 euro se lo fai. Ma dice, ma lei mi sta mettendo con le spalle al muro. Va bene che c'è caldo. Io ufficio. 150 euro. Quindi la signora lo faceva e chiedeva. E chiedeva. Subito, pronto cassa. 100 prima, 250. Sì. Signora La Rosa, 350. Io nella macchina non ci stavo più. Bravo. Meno male che c'era lo sterzo, perché non conoscevo due finestrini. Sì. Che mi teneva. Ero gasatissimo. Gasatissimo, gasatissimo. Arrivato a un certo punto, ho raccolto il coraggio. Cioè, signora. Raccolto? Eh? Raccolto. Ho raccolto il coraggio. Ho accolto il coraggio. Ho raccolto il coraggio, raccolto il coraggio, e disse, signora, se quella maledetta gonna che tanto mi piaceva, ma ora la odio, lei se la leva, io ci do 150 euro. Quindi proprio la gonna? La gonna. Oh, la signora dice, ma lei per chi mi ha preso? Ma lei che cosa mi vuole fare? Mi vuole fare sbottonare la gonna di così e aprire il portafoglio così? Tacca, cavolo! Però 150. La signora faceva finta di non farlo, ma lo faceva e chiedeva. 150, 150 prima, 300 e 100, 400, ma ho onorato l'ultimo 100. 100 euro. Sì, sì, signora, mi tratti d'amico. Sì. 100 euro, salvo a sta camicetta. Bravo. Signora Rosa, se no la camicetta ci dai 100 euro, il paradiso, il visto. Bravo. È il paradiso. Come arrivai in troppo paese, mi disse, grazie, se pensavo che io sono arrivata. Grazie, è troppo gentile. Sì. Mi può lasciare qua. Io un pazzo scatenato. Certo. Ui angolo l'occhio, ma va diventato russo. Sì. Ci sta, ma come già arrivavo? Dice sì. Sì. C'era l'albergo. Mi disse sì, sì, io alloggio qua. Se mi vuole venire a trovare, mi disse, da oggi fino a domenica prossima sogno qua. Sì. 50 euro e sarò tutta tua. E io ci avevo dato 500 euro solo per lavare questa maglietta. Quindi io ora mi sta venendo un dubbio. Aspettate un attimo, fermo, scusatemi. Quindi... che dubbio le sta venendo in può questo... essere che sogno scemo? Non lo so, fate voi. 50 può essere... euro. Sì, sì. Grazie, siete degli amici. Come se vuoi, non mi è successo mai una cosa in questa. Quindi lei ha regalato 500 euro a questa signora che faceva tutta quanta, insomma, l'ha sostenuta e poi invece si quando spogliava. Con 50 euro ci passeremo delle ore meravigliose. Va bene, va bene. Comunque, è una settimana storta, signora, una settimana storta. A parte il fatto che ora il cavaliere Raciti se ne stornava dal paese. Sì, ora chiedo... il commentatore Raciti è il più ricco del paese e c'è la casa in campagna e lui nel mese di giugno si trasferisce in campagna. Sì. Una casa con la piscina. Una casa bella. Una casa bellissima. Una villa. Una bella villa, siamo vicini di casa quando abitiamo al paese, ci vogliamo bene. E mi telefonavo, mi dice, per cortesia, siccome dice, mi volesse portare il pianoforte da casa in campagna, ce lo dice a tuo cugino Affio se calapa, mi facete un viaggio, mi portate. Un trasloco. Un trasloco. Sì. Io cine, mio cugino Alfio ce l'ho detto, giustamente che abbiamo un pianoforte, non come ha chiesto. Questo è piccolino. Quello con la coda lunga. Sì, questo è un quarto di coda, invece quello è coda lunga. Con la coda lunga, come ci trasse in calapa? Magari che ci metta a cosa, sporgi troppo. Certo. Pisa che sai da lapa. O dire la prima chianata, battevo una rete, non poteva essere. Non può essere. Allora, vedi l'intelligenza che cosa serve. Certo, esatto. A cosa serve? A cosa serve? Me lo chiedo io, quando vedo lei me lo chiedo. Cosa a cosa serve l'intelligenza? A trasportare il pianoforte calata. Sì. Perché siccome il pianoforte c'ha di rote, sutta, mise, io pigliai la corda, attaccai in do paracabina, la corda longa, il pianoforte attaccai in da corda. Io a chienai... no, cassone che teneva la corda, disse, Alfio, tu cammina piano piano,
fino a quando eravamo andati a casa di mio bagno del commendatore Recini. Ah, io partivo, magnifico! Ogni tanto si mutava e dicevo, ok, e controllava che tutto fosse a posto, sì. Che è? La prima curva. Che è successo alla prima curva? Ah, là, giravo. Io pianoforte signori. Certo, ma io dico ora. Il pianoforte costa un sacco di soldi. Lo so, tra l'altro il pianoforte a coda costa parecchie migliaia di euro. Meno male che è un periodo che l'erba è ghiauta tanta. Sì. Perciò l'erba ci fece da matarasso. Ah, ho capito, perché è finito sull'erba. Sì, do pianoforte scende qua. Di quanto pisa, si risucava a lapa che aveva restato un dostratone. A lapa, meno male che non cascava su proprio pianoforte. Certo. Ma io non immagino, pianoforte e alapa vicino, non sapevamo come fare. Strugghiamo, vedi l'intelligenza che fa fare. Certo. Intelligenza. Strugghi la corda, mise alapa a motore, ammuttavo, e a chianamo andata. Perfetto. Il pianoforte era da sotto. Certo. È pesantissimo. Come chianamo? Non lo so. Meno male che abbiamo fermato uno, il quale si fermava, visto gentilmente, con grande generosità e senso del rispetto, del sociale, dell'amicizia delle persone, ne dese una mano, ha chienato un pianoforte da sopra. Bravo. E poi fosse 50 euro. Scusi, ma allora che rispetto del sociale è? Che generosità è? 10 minuti ci stasse. Sì. Piano piano, io stavo a terra e a Fondana, poi io che accompagnavo, arrivavamo finalmente andare a casa del commendatore. Meno male. Ci sono io campanello, prima spuntare i cani, dopo un quarto d'ora venne la signora. Nelle ville ci sono i cani che non appena sentono qualsiasi rumore arrivano. Arrivare i cani. E noi adesso continuavamo a suonare perché il cane non poteva rapere. Certo, no, assolutamente. La boiavo ne faceva scandare. Sì. E io ancora stai dato lin. Dopo qualche quattro d'ore vino un cameriere, che dopo sta sempre in campagna, che ci fa un giardiniere. Cioè, come avevamo visto, io so cosa faceva, pigliavo 5 euro, mi viene e mi dice, buon uomo, vado a suonare a un'altra banca. Ma che l'avevano presa per un mendicante, ma che scusi. Mi sta pigliando? Palamosa la mia. Ma cosa di impazzire? C'è il signor Letterio Scalise. Dice, ma lei c'è sta condanna per Letterio Scalise? Ma lei, mia, non mi riconosce? Dice, no, veramente no. C'è il signor che do che faccia la televisione. Certo, la televisione. Dice, con signor La Rosa. Dice, con signor La Rosa. Ah, meno male, sì. Dice, mi scusi. Sì. Pigliami la più, che no, quindi mi ha riconosciuto. Ha riconosciuto, a lei. Va bene. Basta, entriamo a questo pianoforte. La signora, gentilmente, una volta che arrivavo, dice, ora voi di qua non vi muovete più. Perché? Oggi passate la giornata qui da noi. Gentile. C'era una bella festa, c'era la piscina. Dice, vi fate il bagno qua. Signora, un bagno come non facciamo. Perché? Che siamo senza costume. Dice, vabbè, che ci vuole? Dice, no, dice, ve li posso prestare io. Dice, signore, ma non lo so. Dice, vedo quelli di mio marito. Un commendatore recite che pesa 160 kg. Come fa? Sono misure troppo larghe. Misure troppo larghe. Io ci so, guardi, signore, io bagno, non me ne faccio, io la ringrazio, ma resto così. Resto. Mia cucina mi ha detto, no, io non faccio perché non ho mai fatto mai un bagno nella piscina. E se vi si dare un costume del commendatore recite? Non ci stava. Certo. Per non farsi calare, c'è per fare un gruppo davanti. Cioè praticamente che fece? Pigliavo il costume, lo travo tutto in avanti così. Ci fece un gruppo. Capisco. Un primo, io il secondo, per stringirlo. Che? Un gruppo, lascialo da fuori. Invece? Lui per non fare vedere che era corruppo, piglia su giravo io ruppo su mi sa parte intra. Ho capito. Quindi? E quindi mi scivo dallo spogliatoio. Con una. Ma pare che aveva avanti. E tutti pare con tale. Guardi che avevamo già capito, Ma voglio dire, ma tu. Ha ragione, lasciatelo di fuori e fai capire che c'è un nodo. Il cervello perché ce l'hai, no? Appunto. Intelligenza perché la usi, ti metti il tuo costume largo, anche, no? Vedi per quante cose serve l'intelligenza. Io passiamo, dai, non ti devi dire, tutto da cosa. E tutto italiano, io ci passo con italiano, piso bidizi. Fino a quando arrivavo vicino di mia, come arrivavo vicino di mia, la vergogna. Lo so, lei... Era lei... di Natale che non si lavava i piedi. Aveva l'ugna di pere, quindi in estate, immaginate, sei mesi circa, l'ugna dei piedi, lunghe tante l'ugna. Terribile. Tutti ignuri!
vabbè, ma non c'è bisogno di tutti dirlo. Tutti i miei, io come ci visto di bere, c'è stato disgraziato. Se gli occhi ci cascano dei tuoi piedi, ai cristiani, la diventano orbi. Nasconditi questi piedi. Allora io che se ne accorgivo, perché vedevo i piedi degli altri, no? Che erano curati, che aveva puliti. Viso, cioè, sì. pare che aveva cinque pinne. Una pinna andava di rosso, una pinna andava... Si cominciava a mettere sti piedi da così che non si voleva fare vedere a noi. Però c'è Sassetta, ti ha muciti i piedi. Sì. Io ci volevo dire, Assetta, da una seggia, e i piedi i mettono su. Invece io si mise i piedi così, e se ci assettavo d'un goggio, come 17. Certo. Con giugna. Affilate sono le unghie, soprattutto quando sono lunghe. Si seccavo tutte in dopo, tutte così. In silenzio piangeva, ci vedeva scendere i lacrimi. Certo, perché faceva male. I gente passavano, vedevano, ha sentato della maniera. Che faceva, ci faceva, scusi, lei yoga? E lui diceva, picchia, mi sto vedendo i carti. Ma che c'entra, lei yoga? Forse... Non nel senso di giocare a carte, nel senso di fare lo yoga. Ma io non lo capivo. Arrivato a un certo punto ci disse, disgraziato, io ti volevo dire, da settarti in una seggia, i piedi te li metti sotto la seggia. Giusto. Io se assettavo, parte da cursa per non fare un sangue che ci scolava tutto da sotto, parte da cursa, se ho assetta in una seggia, ma io non lo so, io non... Seggia di ferro. Sì. Ci sono spesso a bordo piscina, nei giardini, queste sedie di ferro. A mezzogiorno e mezzo. Sono calde, è vero. Ci sono e sono calde, ha ragione. Sole che spaccava i piedi. Sì, caldissime. S'assettavo come s'assettava un ciauro di carne arrostuta. Prima di pila bruciata e poi di carne arrostuta. Sì, capisco. E si fece l'autruchianto assettato stavolta. Certo. Ma poi chiange senza muovere manco un muscolo da faccia. Non ma perché non si vuole fare vedere, vuole mimare, insomma, vuole nascondere. Sì. E mi disse solo, se non mi suso subito, stai morendo. Eh sì, certo. Ci disse, susiti e abiti nella piscina. Fatti il bagno. Io se susi, fece quattro passi, io visti di dietro, aveva tutto il disegno da sé già stampato di dietro. Tutto al sangue, al rosso. Certo, sì. Oh, cose che non ne ho visto mai. Vai. Fici di cinque passi, se mi un do trampolino, fici un primo salto. Un secondo, l'ugna, se ci azzeccare un do trampolino, arrestavo a testa sotto, chi pede alle pate che faceva da così. Non ci posso credere. Entra ed esce dall'acqua. Non ci posso credere.